La cucina quotidiana, buongiorno. La cucina delle feste. Oggi pizzoccheri al forno. Ingredienti: pizzoccheri della Valtellina, salvia, aglio, fontina valdostana, patatina fatta a cubetti, olio, pepe, sale, parmigiano reggiano, foglie di cavolo nero, foglie di bietola, non ci avevo la birra. Siamo molto in ritardo, quindi mi sono preparato anche una piccola colazione marchigiana, pizza di Pasqua oppure pizza al formaggio, olive sotto sale e la nostra deliziosa, buonissima porchetta. Cominciamo. Metto a cuocere le patate al vapore e finisco di pulire le verdure, poi le lesso. Olio in padella, metto a profumare l'olio con l'aglio e la salvia. E visto che siamo marchigiani, non può mancare un bel goccio di rosso conero. Buone feste a tutti. Salvia e aglio si stanno rosolando e adesso metto anche un pezzettino di burro perché i pizzoccheri piace il burro. Però a me far soffriggere l'aglio e la salvia nel burro mi sembra un po' troppo. Togliamo tutto. La salvia, l'aglio. Via. Spengo e metto dentro anche le patate che ho fatto al vapore, che sono pronte. Poi metteremo il resto della verdura. L'acqua bolle, sale e giù le verdure. Poi in quest'acqua ci cuoceremo la birra, i pizzoccheri. Intanto che le erbe cuociono, mi preparo una dadolata di questa fontina valdostana, fontina profumatissima di alpeggio, veramente potente. Non ci andrebbe questa con i pinzoccheri, ci andrebbe questo bitto che io non conosco, dalle mie parti non si trova e quindi bisogna adattarsi. Pronto anche il formaggio. Bene, assaggiamo. Buono. Riaccendiamo il fuoco della padella e ci scoliamo direttamente le verdure che sono ormai cotte e lasciamo insaporire insieme alle patate. E qua dentro giù i pizzoccheri. Giratina e aspettiamo. Aggiustiamo di sale le verdure e anche di pepe, perché i pizzoccheri piace il pepe, piace un sacco di cose i pizzoccheri. E lasciamo insaporire mentre la pasta cuoce. Ho scolato i pinzoccheri. Fatto insaporire con patate e verdure e adesso le mettiamo in una teglietta da forno, così, così facciamo un bello strato. Poi una bella dadolata di fontina. E mettiamo ancora il resto dei pizzoccheri, parmigiano, comincia anche a averci fame, sarà quell'antipastino marchigiano che mi ha stimolato, così. Ci siamo. E adesso in forno. Ed eccoli pronti i nostri pinzoccheri. Pinzoccheri di grano saraceno con fontina valdostana, cavolo nero e bietole e parmigiano e patate. E buone feste a tutti.